È un'impresa a dir poco eccezionale, le due che si sono realizzate questo pomeriggio, ma soprattutto direi quella di Elisa Vittozzi, senza nulla togliere a Simona Quadarella, anch'essa ha sbaragliato una concorrenza praticamente non pervenuta, però l'ha sbaragliata con un gran tempo, mostrando una grandissima condizione peraltro in questi mondiali, e un'assenza poi di Ledesky che fondamentalmente le ha spalancato le porte verso la quarta medaglia iridata, verso il secondo successo a livello mondiale dopo quello del 2019 a Guangzhou. È un oro che comunque vale tanto per Simona Quadarella, perché comunque le permette di arrivare lanciata alle Olimpiadi, dove lotterà assolutamente per il podio, per la medaglia. È una delle nostre punte di diamanti nel nuoto a Parigi, e quindi è un altro risultato assolutamente, quello di Simona, di grande peso, di grandissimo peso, che veramente regala una grande soddisfazione al nuoto italiano, che bene comunque si sta comportando anche per ora in questi mondiali di Doha. Abbiamo visto anche Martinenghi, poi ci sono gli assenti, per esempio non c'è Thomas Ceccone, sono mondiali particolari proprio perché nello stesso anno delle Olimpiadi, in questa fase della stagione, essendo a febbraio, sono assolutamente circostanze poi da prendere tutte in considerazione, anche per quelli che sono i risultati e per quelle che sono le prestazioni degli atleti. Per esempio, non sparare sulla Croce Rossa quando si parla di Benedetta Pilato. E quindi insomma sono tutti risultati da parametrare, da prendere con le pinze. Ma il centro di questo video voleva essere chiaramente Elisa Vittozzi. Elisa Vittozzi ha realizzato un'impresa straordinaria, se la merita questa medaglia mondiale, questa medaglia d'oro mondiale, e il palmarès di Elisa Vittozzi insomma comincia veramente ad assumere dei connotati della grande fuoriclasse, della grande campionessa. Ha vinto l'individuale mettendo veramente in fila tutte, mettendo in fila una Julia Simon che sembrava assolutamente in stato di grazia, mettendo in riga anche Janina Etica con la tedesca, che ha sparato anche lei alla grande, ma soprattutto le ha messe in riga Elisa Vittozzi, dando per esempio 30 secondi a Simon con un errore sì in meno, ma Elisa Vittozzi ha perso praticamente 20 secondi al primo poligono per sistemarsi e per scaricare il primo colpo, perché ha avuto un problema con la carabina e di conseguenza insomma poi lì perdi secondi, soprattutto si poteva innervosire. Invece lì è salita la rabbia positiva, una rabbia agonistica che l'ha fatta diventare fondamentalmente un atleta in missione, che poi è andata a dominare la gara e a sbaragliare quella che era la concorrenza. È stata eccezionale sotto ogni punto di vista, perché veramente reagire in quella maniera come ha fatto lei dopo l'inconveniente e dopo l'incidente di gara, diciamo, di percorso che aveva avuto all'inizio, vuol dire reagire da grande campionessa, perché incanalare la rabbia in benzina agonistica è soltanto per i fuoriclassi, e questo Elisa Vittozzi ce l'ha veramente dimostrato. A quel punto veramente aveva il fuoco negli occhi, voleva prendersi questa vittoria, e la vittoria se l'è presa oltretutto di forza, se l'è presa oltretutto di grande merito, perché si è visto veramente grande merito. A questo punto insomma comincia a essere notevole il palmarès proprio a livello mondiale, perché sono due gli ori. Dopo la staffetta Oberhof lo scorso anno è arrivato questo oro dell'individuale, il primo peraltro in una gara individuale, il primo oro mondiale. Si possono contare anche i 4 argenti, 4 bronzi, in tutto siamo a 10 medaglie a livello mondiale per Elisa Vittozzi, che sarà inevitabilmente anche riferimento italiano, poi vista anche la piega della carriera di Dorothea Wierer, l'età di Dorothea Wierer, l'età agonistica di Dorothea Wierer,
sarà la punta di diamante anche lei a Milano Cortina 2026, sta facendo veramente una stagione, una delle più belle della carriera. Anche lei, come tante biatlete del resto, avevano avuto quel tunnel, soprattutto Vitozzi in un momento ha avuto un problema radicale al poligono, si è messa lì, è uscita dal tunnel e ne è uscita rafforzata, ne è uscita veramente da guerriera, da grande campionessa, da fuori classe. Ne è uscita Lisa Vitozzi, ne è uscita rafforzata poi fondamentalmente da tutti gli incidenti e tutte le difficoltà che ha affrontato. Ed è veramente, insomma, la prova che lei è davvero in questo momento, in questa gara, ha rappresentato la perfezione assoluta perché è andata fortissimo sugli sci, ha fatto una progressione sugli sci straordinaria, è andata forte all'inizio e fortissimo alla fine perché nell'ultimo giro ha avuto il miglior tempo sugli sci e in generale veramente sugli sci lei è stata seconda praticamente soltanto a due che fanno un altro sport come Lampic e Bresaz, Lampic che peraltro viene anche dal fondo, ha fatto una prova eccezionale. Sotto ogni punto di vista, Lisa Vitozzi, quindi giù il cappello ed è un oro che merita davvero anche per un po' per coronamento anche a questo che era il momento e la vera uscita da quello che era il tunnel che aveva imboccato poi tempo fa, già se l'era messo alle spalle, ma questa è la sublimazione veramente di un atleta che ci ha creduto anche quando le cose non le sorridevano. Quindi grandissima Lisa. Grandissima Simona Quadarella, un pomeriggio bellissimo perché a mezz'ora di distanza sono arrivati due ori, uno più bello dell'altro. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di mi piace al video, buona serata a tutti e arrivederci ragazzi nel prossimo video.